Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. L'altro giorno è uscito sempre tramite questo canale la prima recensione su YouTube dell'ST65 di casa Active. L'abbiamo provato con la testina battivai originale, successivamente l'abbiamo provato con il disco macinone per i rovi. Oggi volevo provarlo con una nuova configurazione, ovvero andare a testare l'ST65 da 4 cavalli e mezzo, il cespugliatore più forte al mondo, preciso, con la nostra testina Poseidone e del filo tondo da 6 mm. Vi ricordo che la testina Poseidone è una testina da noi progettata con l'intento di andare a riempire quella nicchia di persone che hanno l'esigenza di andare ad operare con un filo molto spesso, quindi dai 5 ai 6 mm, che diversamente non è possibile applicarlo su tutte quelle testine battivai. Oggi andiamo a lavorare su erba alta e successivamente volevo anche provare su erba fitta alta oltre il metro e mezzo. Volevo appunto vedere, dato che ho notato nei commenti del precedente video che interessa a quasi tutti, capire effettivamente se questo ST65 ha un limite oppure è in grado di tagliare qualsiasi cosa. Detto questo, allora oggi lo proviamo, ci vestiamo, lo mettiamo in moto e cominciamo a lavorare e diamo la dimostrazione di questo decespugliatore.
Allora ragazzi, eccoci, abbiamo finito adesso. Veramente soddisfacente il taglio dell'ST65. Allora, volevo solo precisare una cosa: testina Poseidone, non so se riuscite a vedere dalla telecamera, ma ci sono due spezzoni da 20 cm l'uno. Quindi qua 20 cm e qua 20 cm. Capite che è uno sforzo non indifferente per il decespugliatore. Infatti questa testina va bene per tutti quei mezzi che hanno una cilindrata pari o superiore ai 40-45. Adesso, logicamente, maggiore in ogni caso è la potenza e maggiore sarà la resa della testina. Però, secondo me, se l'abbinate a un decespugliatore come questo o similari, riuscite veramente ad ottenere il massimo. Anche nell'erba alta, nell'erba fitta, non lo senti nemmeno. Ovvio che se proprio vai nell'erba alta 2 metri un minimo, sentite che scende di giri, ma comunque è una cosa davvero irrisoria, ecco. La testina si comporta molto bene, corpo interamente in acciaio di altissima resistenza, che ne garantisce una durata molto lunga, sicuramente superiore a tutte quelle in plastica. Il filo da 6 comunque non si è minimamente consumato, anche questo lo vendiamo direttamente noi, è veramente un filo valido. E cos'altro dire? Non l'ho lasciato più lungo perché chiaramente, non so se vedete, ma il parasassi ha il tagliafilo, quindi se mettiamo un filo troppo lungo automaticamente viene tagliato dalla lama. Eventualmente, se volete esagerare, perché tanto con questo mezzo potete farlo, dovete prendere il parasassi, spostarlo un po' più indietro in modo che il filo non tocchi la lama e potete lavorare anche col filo lungo 30 cm magari, non lo so, adesso non voglio esagerare, però comunque sentivo che forza ne aveva ancora in abbondanza. Per chi eventualmente avesse interesse in questa testina, ricordo che si tratta di una testina con un foro universale da un pollice, quindi adattabile effettivamente su tutti i decespugliatori, tenendo presente però il discorso che facevo prima della potenza. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete piacere che vada a provare questo decespugliatore con qualche altro accessorio, scrivetemelo nei commenti, fatemelo sapere il prima possibile, che a breve lo dovrò rendere ad active. Ricordo che questo è un modello demo e per chi si fosse perso il precedente video di presentazione e recensione del decespugliatore, lo invito ad andarlo a guardare sempre tramite il nostro canale. Penso che sia un video da fatto molto bene. Detto questo, grazie di tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, per noi è molto importante, con un semplice clic avete la possibilità di andare a vedere tutti i nostri video che parliamo appunto di accessori e ricambi per decespugliatori, taglia erba e quant'altro. Quindi se sei interessato, sei un esperto del settore, un giardiniere, un manutentore del verde, con un clic puoi iscriverti ed ogni tanto diamo anche dei codici sconto su dei prodotti che eventualmente ti possono interessare. Grazie ancora per la visione, ci vediamo in un prossimo contenuto. Un saluto da Alberto. Ciao.